Hello girls, questo è un video super richiesto, quindi comincerò parlando della sleeve e magari se rimane un po' di tempo perché non vorrei fare un video più lungo di un quarto d'ora, 20 minuti perché poi diventa pesante anche perché sto parlando piano, perché Emma sta dormendo e quindi non vorrei svegliarla e quindi parlo piano, ecco. Allora, io ho fatto la sleeve un anno fa. Io ho fatto l'intervento alla Morgagni alla clinica Morgagni a Catania, perché io vivo in Sicilia. L'intervento in se stesso non è a pagamento, però tutto l'iter del pre sì, perché bisogna fare delle visite. La prima visita si fa col chirurgo, e so, le visite sono tutte a pagamento, tranne l'ultima, mi pare. Si fa la prima visita col chirurgo che diciamo ti fa una visita non molto accurata, nel senso non è che chissà che cosa ti fa. Si fa un colloquio col chirurgo per vedere quali sono i motivi, se effettivamente sei una persona che potrebbe trarre giovamento da una sleeve. Ok, alla Morgagni fanno soltanto la sleeve, il bypass lo fa, il bypass gastrico o il mini, non lo so quale fanno, lo fanno soltanto se la persona che fa la sleeve è una persona con una sleeve fallimentare, nel senso che una sleeve che non, magari non è andata a buon fine, perché ovviamente queste non sono operazioni che fanno miracoli. Ora, io non sto dicendo che me ne sono pentita, però effettivamente se può fa, non lo so se voi. Ok, aspettate, finisco con la sleeve e poi vi dico quello che stavo dicendo. Comunque, ho fatto tutto l'iter necessario, ovviamente. Quindi fai la visita col chirurgo, fai la visita, uno o due visite con l'endocrinologo, fai una visita psicologica, psicologo, che ti spiega tutti i meccanismi del perché sei arrivato comunque all'obesità. Ad esempio, io sono arrivata all'obesità per un problema di disturbo alimentare, quindi io facevo delle abbuffate compulsive che sono durate anni, anni dall'adolescenza, quindi voi dovete fare conto che io oggi ho 32 anni, ho cominciato ad abbuffarmi verso i 15 anni, quindi potete pensare, potete capire, ecco, da quanti anni io ci lotto e ci combatto con queste cose. Tralasciando il fatto che io avevo perso tantissimo peso con la Dugan, bla bla bla, anni fa, comunque quella è una parentesi che vi ho detto, toccherò se questo video non dura tantissimo. Comunque, parlando della sleeve, ho fatto questo percorso, tutte cose mi hanno ritenuto idonea e ho fatto l'intervento il 24 maggio del 2017. Ho fatto questo intervento. E ogni ospedale ha sé, nel senso, come post operatorio, quanto ti tengono, quanto non ti tengono. Alla Morgagni stai in totale 10 giorni. Arrivi il primo giorno del pre-ricovero, dopo che tu hai fatto tutto l'iter con il chirurgo, psicologo e endocrinologo. Se lo psicologo ed endocrinologo ti ritengono idonea, vai dal chirurgo e ti prenota il giorno dell'intervento. Dopodiché fai il pre-ricovero che consiste praticamente in esami di tutti i tipi, quello anestesiologico, l'esame sì, poi ti fanno quello della respirazione, non mi ricordo come si chiama, la polisonnometria mi pare si chiami, non mi ricordo, e le analisi ovviamente del sangue, ti fanno i raggi al tubo digerente per vedere il tuo stomaco, quanto è grande, ecografie di qua e di là, ecco, fai tutte queste cose in pre-ricovero. Dopodiché il giorno del ricovero vai, tutte cose, fai la tua ultima cena, entro, non mi ricordo quale ora, mi pare alle 9, alle 8, fai la tua ultima cena e dopodiché il giorno dopo, devi stare a digiuno fino al giorno dopo e ovviamente ti daranno qualcosa per evacuare. E il giorno dopo fai l'intervento, ovviamente a anestesia totale. Fai questo intervento, io l'ho fatto in laparoscopia, ho quattro buchini, ormai non si vedono più, quattro buchini, ti fanno questo intervento, la sleeve, per chi non lo sapesse, si chiama sleeve gastrectomy, praticamente ti levano tutta la parte voluminosa dello stomaco,
se googlate ovviamente trovate le immagini, anche a disegnino, ecco, non è che dovete guardare per forza uno stomaco. E poi questo stomaco viene tutto ricucito, viene lasciato tipo soltanto la parte a tubicino in modo da non permetterti di mangiare tanto. Ovviamente è una cosa che loro non fanno altro che premere e te lo ricorderanno sempre. E sarà che sì, ti aiuta a non mangiare tanto, mangi specialmente all'inizio pochissimo, però tutto quello che mangi lo assimili. Non è come il bypass, che il bypass ti permette di bypassare, ecco, una parte di quello che mangi, quindi tutto quello che tu riesci ad, infatti lui, il dottore mi diceva, lo psicologo mi diceva, lei specialmente all'inizio non riuscirà a mangiare tante cose, quindi poi venendo il caldo, magari uno dice ok, mangio il gelato, riesce a mangiare 1 chilo di gelato, non è quello il problema, perché il gelato scende, guardate questa pellicina odiosa, il gelato scende che è una bellezza, quindi ecco, per fare un esempio, quindi bisogna stare attenti, no? Che col bypass puoi mangiare, non ingrassi, per carità, però sto dicendo la slip è quella, è soltanto l'asportazione dello stomaco, non di tutto. Vabbè, ci siamo capiti. E comunque ho fatto questo intervento, tutte cose, dopodiché alla Morgagni ti tengono 5 giorni a digiuno completo di acqua e di cibo. Ovviamente sei nutrita e idratata con le flebo. Non ho sentito la fame, potevo sciacquarmi la bocca, mangiare delle caramelle, non mangiare, ciucciare delle caramelle senza zucchero. Il quinto giorno fai i raggi all'apparato digerente per vedere se con il contrasto, quindi bevi questa cosa che sa di morte e vedono se effettivamente lo stomaco è tutto ben ricucito, se non ci sono perdite, perché possono venire le fistole e si muore, perché conosco una che è morta, non sto scherzando, è morta, ma perché questa stava male comunque psicologicamente, e dopo aver fatto l'intervento si sfonnava proprio di mangiare, e ragazzi, si è fatta bene la fistola, si sono aperti i punti allo stomaco, è morta poi, perché tutta è andata in infezione. Quindi non vi voglio fare spaventare, però bisogna fare queste cose con criterio, con serietà e con maturità, quindi non è la bacchetta magica. Comunque, fai questa benedetta ecografia, sei tutto a posto, puoi andare in camera e bevi il tè. Bevi il tè, ovviamente, ragazzi, non senti la fame perché viene asportata la parte dello stomaco che stimola la fame, che stimola non la fame, ci fa sentire la fame. Io fino ad oggi la fame non la sento, dopo un anno mi dà fastidio, ovviamente lo stomaco vuoto tipo la mattina, ma non mi alzo con quella luva, con quella fame proprio allucinante. Comunque, ecco, io ho la fame nervosa che è mentale, ma non ho la fame proprio quella fisiologica. E questo è un grande aiuto per il mio disturbo alimentare. Comunque, e quindi niente, bevi questo tè, sei tutto a posto, l'indomani lo bevi con, vabbè, un dito ne riesce bene. Dopodiché loro, se tu riesci a bere, che ragazze non si può bere clu 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 clu, scordatevelo, si deve bere a piccoli sorsi. Se loro vedono che riuscivamo a bere almeno 2 bottigliette da mezzo litro di acqua, potevamo stare anche senza le flebo. E quindi, cioè, senza le flebo non tutta la giornata, però potevano staccarci. Infatti, avevamo anche il permesso di scendere giù in sala d'attesa, perché c'è tipo un bar, per poter vedere i familiari. Se no, i familiari salgono sopra, tu, perché tu sei con le flebo, non te le possono staccare, non puoi scendere col piedistallo e la flebo giù, non esiste completamente. Io non potevo stare 10 giorni senza vedere Emma, ovviamente, e quindi ho cercato da subito comunque di, vabbè, io mi sono rimessa in piedi subito, uscita dalla terapia intensiva, perché ti tengono in terapia intensiva, poi ovviamente tu ti svegli e tutte cose. Io appena sono uscita dalla terapia intensiva non ho aspettato lungo l'infermiera, mi sono vestita da sola perché era l'orario delle visite, quindi doveva venire Sebi, doveva venire mia mamma, e mi sono vestita da sola, mi hanno trovato già vestita, nonostante mi abbiano tirato fuori da là dentro nuda.
Allora, della mia intenzione, mi sono vestita da sola, mi sono messa subito in moto per andare in bagno perché mi sono fatta togliere il catetere immediatamente. Quella è un'altra cosa che io ho fatto anche dopo il parto cesareo. Io ho partorito a Emma l'una di notte, io già alle 11 di mattina mi hanno dovuto togliere il catetere perché stavo impazzendo e io ho detto che sarei andata in bagno da sola tranquillamente a fare i miei bisogni. Infatti, sono andata in bagno a fare la pipì. E mi sono fatta togliere subito perché io, cioè, non so, oddio, sono i cateteri e le cose che tipo mi incatenano. E quindi stavo dicendo, ti devi mettere comunque subito in moto, camminare, fare la pipì, rimettere subito le funzioni fisiologiche in moto. E niente, comunque il giorno dopo, il primo giorno bevi il tè, dopo i 5 giorni di digiuno bevi il tè, il giorno dopo bevi il tè con una fetta, una. Un pochino di fetta biscottata se riesci a farla scendere, perché c'è gente che vomita, io non ho mai vomitato. Sentivo gente che sboccava dalla mattina alla sera all'ospedale. Io non ho mai vomitato. Ho vomitato 2 volte, ma per negligenza mia che ho bevuto di fretta, e un'altra volta perché il boccone di prosciutto era troppo grosso. Perché sono stupida animale, a volte non mi rendo conto di quello che faccio. Ma questo era all'inizio, ormai non mi succede più. E quindi il terzo giorno ti danno della pastina proprio piccolina, la tempestina, e quindi io. Mangi tipo uno o due cucchiai, hai finito. Se riesci a tollerarla, lo stesso giorno puoi uscire, o comunque l'indomani puoi uscire. E quindi tutto andato a posto, io sono uscita, bla bla bla. Poi fai ovviamente tutte le visite di controllo. E basta. Dopo un anno, su 50 kg che io dovevo perdere, ne ho persi 35. Li avrei potuti perdere tutti. Però io ho deciso di andare easy, nel senso di non volevo fare un altro dimagrimento a botta come ho avuto con la Dugan, che ho perso 56 kg così, a prescindere che una si distrugge fisicamente, ma io riesco a mangiare tutto, tutto dalle porcherie alle cose, c'è gente che non riesce a mangiare, invece fortunatamente ringrazio Dio sto bene, tutto è a posto. Ho fatto tutto il mio iter con gli integratori, ovviamente mi sono tolta una botta di capelli, ora si è fermata anche quella, ma quella è stata anche un periodo, io quando ho fatto l'intervento, Emma era piccola, aveva 9 mesi, quindi io la stavo allattando, non era allattamento esclusivo, però la allattavo abbastanza, facevo un allattamento misto alternato, quindi facevo una poppata a biberon e una poppata a seno. Quindi perdevo i capelli per quel motivo, poi perdevo i capelli perché io li ho sempre persi nella mia vita, ero abbastanza stressata, avevo paura per l'intervento perché l'ho voluto fare, però fino all'ultimo, io fino all'ultimo minuto sono entrata là dentro prima che mi addormentassero, io piangevo e pensavo e mi dicevo se non mi sveglio, porca puttana, che cazzo ho fatto per mettermi i pantaloni 46 e sto lasciando mia figlia che ha 9 mesi, ecco, i sensi di colpa ce li avevo a 3.000, poi fortunatamente tutto è andato bene. Mi sono svegliata, ma no perché si muore, però ragazzi, la sfiga quando si ci mette, ecco. E quindi, che sto dicendo? Quindi sono andata abbastanza, io effettivamente io avrei bisogno di andare in palestra, perché ho la pelle in eccesso e tutte queste cose qua, quindi io perdendo quei 15 kg, bruciando quel grasso vecchio, non ci vorrebbe molto andando in palestra e incrementando un po' le proteine, però io sto mangiando normalmente, nel senso non mi sbatto più di tanto, cucino pranzo e cena, quello che cucino per Sebi, io invece di mangiarmi la porzione delle persone normali, 80 grammi, quello che sia, mi mangio i miei 40 grammi perché riesco a mangiare 40 grammi, 45 grammi, di pasta, in base anche al formato, come è condita. Finisce là, cioè io mangio quella pasta e ragù e non mi sbatto più di tanto. Io ho una bambina piccola a cui stare appresso. Il lavoro che fa mio marito mi richiede impegno in altri sensi, cioè ho una vita abbastanza impegnata e quindi non è che mi sono messa proprio, sì, i primi mesi ovviamente devi fare lo svezzamento, l'ho fatto insieme a Emma, infatti ho scelto quel periodo proprio perché Emma era in pieno svezzamento e quindi abbiamo fatto lo svezzamento insieme con le minestrine, i brodini, la pastina quella proprio piccola piccola e io mangiavo la pastina di Emma, facevo tipo 2 piatti di pastina e Emma mangiava più di me. E quindi ecco questo. Quindi io non mi sono tenuta indietro per niente. Ovviamente io, ad esempio, l'anno scorso ho fatto l'intervento a maggio. Io ad agosto c'era il primo compleanno di Emma, il battesimo di Emma. Ho assaggicchiato perché non riuscivo a mangiare. Ora però se vado fuori riesco a mangiare mezza pizza senza cornicione, non molto condita.
E se poi voglio le patatine, loro me le portano con largo anticipo da quando portano la pizza. Io riesco a spiluccare due patatine e poi dopo un po' riesco a mangiare un po' di pizza. Quindi faccio una vita molto normale. Se esco con un'amica e vogliamo andare a fare colazione fuori, io prendo il caffè e mi prendo, invece di prendere un cornetto normale, prendo il Minion, ecco. Non mi tengo in questo senso, nel senso sì, cerco di evitare porcherie, cerco di evitare cose, però cerco di fare una vita normale perché io sono sempre stata una persona. Io ho fatto la slip, l'ho detto anche ai dottori, sia perché dovevo perdere ovviamente 50 kg e sia perché volevo fare una vita normale. Ok, essendo io un'ex obesa, sempre a dieta, sempre a dovermi privare, chi mi seguiva lo sa quanto ho sudato e ho penato con la Dugan, perché la Dugan è una dieta che non è una dieta, è un regime, è veramente un regime, tu non devi sgarrare perché tu strafotti tutta la dieta se sgarri. Quindi io sono stata a regime per mesi, mi allenavo in palestra come una pazza 5 giorni a settimana, l'ho raggiunto l'obiettivo per carità, io pesavo 65 kg, sembrava ne pesassi 50, perché li nascondo bene, poi sono una ragazza molto curvi, nel senso le curve ce le ho, portavo una 44-46. Le curve ce le avevo il seno, quindi si mimetizzavano così, che poi 65 kg per me, io ci metterei no, la firma, gli darei una gamba per passare. Magari se me la staccano questa cosciazza, magari non ci arriva a 65 kg, ma quasi, ci arriva una settantina di chili. Comunque, e quindi cosa sto dicendo? Quindi io l'ho detto subito, io ho bisogno di aiuto, perché a prescindere il mio come si dice, disturbo alimentare mi porta ad abbuffarmi quando sto male, e io sto male spesso ma non perché mi succedono cose brutte, perché è tutto qua, ragazzi, perché è tutto qua. Annalisa la chiama scintilla. Io ecco, per farvi capire, se non ti scatta nella testa, non puoi fare niente. Mi è scattata 1000 volte nella testa, non ho mai concluso niente. Quella volta della Dugan mi è scattata e sono partiti 56 kg in un anno. E sì, avevo ovviamente. Mi sono sempre fatta seguire dal mio dottore, mi guardava le analisi e tutto, è andato sempre tutto bene, nonostante le bestemmie sotto i video, gli insulti, e mi auguravano di morire, che sarei morta, che li avrei ripresi tutti. Mi batto le mani, poi l'ho ripreso, ho smesso e l'ho ripreso, wow, ho avuto una bambina e l'ho ripreso. Non me ne può fregare di meno, io sto bene fisicamente, sto bene a casa mia, sto bene con la mia famiglia. Volevo un aiuto per mangiare meno, perché tu dici, allora, vabbè, allora tu hai rischiato perché potevi essere come quella signora che hai detto che sei sfornata proprio no, perché io sono Erika e capisco che mi ammazzo e mi faccio del male e potrei morire e ho una bambina e me la voglio crescere, me la voglio godere, la mia famiglia per me è importante, mi hanno sempre supportato in tutto, quindi però ho sempre avuto bisogno, avevo proprio bisogno, ero stanca. Io durante l'allattamento la gente dimagrisce, io ingrossavo, cioè io diventavo sempre più grossa. Ho partorito, dopo 6 mesi ero più grossa. Dicevo, ma com'è possibile? Sì, mangiavo, però io avevo pure uno stomaco, ragazze, che era così proprio malmesso, proprio deformato. Male, male, proprio stavo messa male. E quindi ho detto no, basta, io mi devo far aiutare. Ho provato 150.000, poi la Dugan non volevo farla perché ovviamente allattavo Emma. E quindi diciamo, se io mangio tutto sto pollo, tutta sta roba, non è che è il massimo della vita, io devo allattare la mamma. Mi sentivo in colpo, ho detto no, you know what? Basta. Devo far aiutare, io devo dare un freno. Io ho detto proprio: o mi tagliate lo stomaco, o mi tagliate la lingua, mi cucite la bocca. Perché io avevo soltanto un pensiero durante il giorno: mangiare, mangiare. Per me era quella la vita, mangiare. Io ho vissuto per mesi. Sì, uscivo, per carità, io uscivo, andavo al centro commerciale, andavo a fare la spesa, portavo la bambina al parco. E mi facevo le uscite con mio marito, però io avevo un pensiero: mangiare, mangiare. E tu dici: ma tu avevi una bambina piccolina, ti potevi sentire appagata, perché io lo. Cioè, mi è stata voluta, quindi è stato proprio come si dice, il culmine, il desiderio realizzato, tutte queste cose, specialmente perché
Mi diceva il mio ex ginecologo che io ero grossa, che non avrei potuto avere figli, tutte queste cose qua. Quindi pensate con quale animo io poi, veramente, quando ho avuto Emma, io sono veramente. Poi Emma mi ha fatto rinascere in tanti altri motivi, per tanti altri motivi. Comunque, ho deciso di fare questo sleeve. Non me ne pento, per carità. Però io in un anno con la Duca ho perso 56 kg, con la sleeve 35. Ecco, quindi. Comunque. Mi mancano questi 15 kg. Penso di dopo l'estate, quella cosa che Emma va al nido. Io ho il nido qua, la palestra qua, io abito qua. Quindi non dovrebbe essere male far coincidere le cose. Non mi dovrebbe venire molto difficile far coincidere le cose. Quindi niente. Quindi questo. Vediamo magari con quella. Con la palestra, ecco, sicuramente. Vediamo dopo l'estate ormai, perché ora la palestra è aperta tutto giugno, poi chiude e riapre a settembre, quindi non ha manco senso. E poi dovrei organizzarmi, ma la mattina, perché se vi è a lavorare ovviamente, quindi deve venire mia mamma, ma non perché mia mamma lo fa, perché mia mamma lo farebbe tranquillamente, però preferisco che Emma si fa le sue cose, va al nido, gioca con i bimbi perché Emma adora i bambini, quindi se ne va al nido, lei è contenta, tutte cose, io me ne vado in palestra. E poi la vado a riprendere e pranziamo insieme, ecco, quindi questo. E basta, quindi se avete altre domande da farmi sulla sleeve, sulla Dugan pure, no problem, che io la Dugan ce l'ho tutta scritta qua, quasi tutta qua, alcune cose me ne sono perse per strada, però non più di tanto, ecco, meno male, quella classica, quella 7 giorni l'ho provata qualche volta e devo dire che non è male, sarebbe pure fattibile. Ora, con questo stomaco più piccolo, tante diete sono fattibili, nel senso, quando io andavo dall'endocrinologo e mi diceva fai una dieta mediterranea varia, però ti devi mangiare soltanto 40 grammi di pasta senza pane, un po' di insalata e una fettina, io morivo perché io avevo uno stomaco tanto, ma che mi dai 40 grammi di pasta che muoio, la posso fare 3 giorni e poi mi mangio con gli sportelli della cucina. Ora tante sono fattibili perché volendo io già mi riempio con quella, quindi comunque io ho sempre detto nei video, io non voglio convincere nessuno, tante persone non parlano, tante persone che sono dimagrite su YouTube, scusate, ce ne sono, quando io ho cominciato YouTube nel 2012 eravamo tutte obese. Su YouTube Italia eravamo tante quelle belle, piene. Io, Valentina, Annalisa Superstar, Chicca Chiara, Passion Makeup. Eravamo tutte, avevamo questi bei faccioni, ma tutte belle, perché eravamo. Io mi ci metto pure io in mezzo che i complimenti me ne faccio. Eravamo belle prima, cioè, ora siamo più belle, siamo più fighe, ci possiamo mettere cose più carine. Però eravamo belle all'epoca e siamo belle pure oggi. Però siamo tutte persone che sono andate incontro a questo cammino. Chi ha fatto la Dugan, chi ha fatto il bypass, chi non ha fatto, chi ha fatto un'altra cosa. Abbiamo tutte avute paura di parlare. Io poi ero terrorizzata perché aveva una che era anti-Dugan, un'altra youtuber, che non so manco questo se fai video più. Comunque. Che proprio mi massacravano sotto i video per la Dugan, la pellicina. E la Dugan t'ammazza, e quella Dugan si muore, e Dugan l'hanno radiato. Io a Dugan gli devo veramente di tutto e di più. Non sono per niente contrario, se la tua salute ovviamente lo permette. Se la tua salute permette di fare la sleeve o il bypass, se la tua salute ti permette di fare quello che cacchio vuoi tu, è il tuo dottore che te lo deve dire se tu una cosa la puoi fare o no, non sono io, non è quella e non è l'altra. Tu puoi avere la mia visione della cosa e parlarne al tuo dottore, parlarne con la tua famiglia, prendere la tua decisione, ma non è che puoi fare quello che ho fatto io o puoi fare quello che hanno fatto gli altri, perché possibilmente io non posso fare quello che hanno fatto gli altri, tu non puoi fare quello che ho fatto io, perché la tua salute ad esempio non lo permette. Quindi, tante cose, quindi ecco, io non sto cercando di essere di esempio per nessuno, sto parlando della mia storia. Della mia esperienza, del mio cammino, del mio percorso, finisce là. Ecco, se volete ulteriori informazioni, ovvio, mi fate una domanda e io vi rispondo. Ma non mi venite a dire sei un incosciente perché parli di queste cose, sei un incosciente perché
e dà il cattivo esempio. Io so di non essere un buon esempio, io non sono un buon esempio con la chirurgia bariatrica perché è guardata malissimo. Guardate io, vedete che ci sono. Allora, quando io ho perso 56 kg con la Dugan, dicevano che io ho fatto un intervento allo stomaco. Che non c'è niente di male perché io poi alla fine, dopo 4-5 anni, l'ho fatto, non è che non l'ho fatto, però vabbè. Ma non su YouTube, le persone qui dove abito io. Cioè, alla fine, quelle guarda, tutto è guardato male. La Dukan perché troppe proteine, la chetosi, pisci sangue. Vabbè, di tutto mi dicevano di che caghi i reni, di tutto e di più. Ognuno di noi siamo fatti in un certo modo, ragioniamo in un certo modo, possiamo fare delle determinate cose, ci possiamo permettere fisicamente di fare determinate cose, finisce là, il dottore deve dire sì o no, that's it, poi possiamo parlare quanto vuoi tu, ma se il dottore dice no, è no, se il dottore dice sì, va bene, compri? Deve essere, io do per scontato che la persona che mi sta guardando e ascoltando è una persona intelligente che sta ragionando col suo cervello e capisce che deve andare da un dottore a parlare, a dire, senta, io ho sentito la tizia che ha fatto la sleeve, ma lei che dice? Lei cosa ne pensa? Lei cosa crede che per me vada bene? Pintala, quello che ho fatto io, dottore, io vorrei fare l'intervento di chirurgia. Beh, eh sì, Erika, ma sai tu, però, è che te lo fa fare l'intervento? Hai perso peso. Bla bla bla. Dottore, io non me la sento di fare un'altra volta tutta quella cosa. Io ho una bambina, non ho il tempo di buttarmi in palestra 5 volte a settimana. Non c'ho la forza, non c'ho la voglia. Se pensa al pollo mio, andare a rimettere. Ok, facciamo un'analisi, vediamo se è tutto a posto. Se lo puoi fare, insomma, ok, Erika, fisicamente lo puoi fare, lo puoi affrontare. Te la senti di affrontare un intervento? L'intervento non è una passeggiata. Sì, me la sento. Bene, vaya con Dios, che te devono dire. Ma sempre perché mi ha detto sì, il dottore mi ha detto lo puoi fare. Se mi diceva non lo puoi fare, non l'avrei fatto. Avrei cercato un'altra strada. Che poi, ripeto, siamo sempre là, non è una bacchetta magica. Io sono stata obesa per metà della mia vita. Oggi sono sovrappeso, ma sono stata obesa per quasi metà della mia vita. Quindi io quello spauracchio ce l'avrò sempre qua. Me ne sto fottendo di quello che dice la gente. Non mi interessa. Io lo so io come sto, come vivo dentro. Lo so io se ho paura, non ho paura. Se a volte penso, dopo mi sono mangiato le patatine, Maronna, ma cioè, I don't care. Io vado avanti per la mia strada e finito là. Basta. Ora stacco perché sono 26 minuti, quindi se volete raccontare la vostra esperienza di dieta, di chirurgia bariatrica, di qualsiasi cosa, giù. Mi potete mandare pure un'email se volete, non volete scrivere pubblicamente, potete fare quello che cacchio volete, lo sapete come contattarmi. Se vi va di commentare per condividere con gli altri, ben venga. E basta, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye girl!